Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo, essendo Gesù passato di nuovo in barca all'altra riva, gli si radunò attorno molta folla ed egli stava lungo il mare. E venne uno dei capi della sinagoga di nome Giairo, il quale, come lo vide, gli si gettò ai piedi e lo supplicò con insistenza. «La mia figlioletta sta morendo. Vieni a imporle le mani, perché sia salvata e viva». Andò con lui. Molta folla lo seguiva e gli si stringeva intorno. Ora una donna, che aveva perdite di sangue da 12 anni e aveva molto sofferto per opera di molti medici, spendendo tutti i suoi averi senza alcun vantaggio, anzi piuttosto peggiorando, udito parlare di Gesù, venne tra la folla e da dietro toccò il suo mantello. Diceva infatti: «Se riuscirò anche solo a toccare le sue vesti, sarò salvata». E subito le si fermò il flusso di sangue e sentì nel suo corpo che era guarita dal male. E subito Gesù, essendosi reso conto della forza che era uscita da lui, si voltò alla folla dicendo: «Chi ha toccato le mie vesti?» I suoi discepoli gli dissero: «Tu vedi la folla che si stringe intorno a te e dici: chi mi ha toccato?» Egli guardava attorno per vedere colei che aveva fatto questo. E la donna, impaurita e tremante, sapendo ciò che le era accaduto, venne, gli si gettò davanti e gli disse tutta la verità. Ed egli le disse: «Figlia, la tua fede ti ha salvata. Vai in pace e sii guarita dal tuo male». Stava ancora parlando quando, dalla casa del capo della sinagoga, vennero a dire: «Tua figlia è morta. Perché disturbi ancora il maestro?» Ma Gesù, udito quanto dicevano, disse al capo della sinagoga: «Non temere, soltanto abbi fede». E non permise a nessuno di seguirlo, fuorché a Pietro, Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo. Giunsero alla casa del capo della sinagoga, ed egli vide trambusto e gente che piangeva e urlava forte. Entrato, disse loro: «Perché vi agitate e piangete? La bambina non è morta, ma dorme». E lo deridevano. Ma egli, cacciati tutti fuori, prese con sé il padre e la madre della bambina e quelli che erano con lui, ed entrò dove era la bambina. Prese la mano della bambina e le disse: «Talita cum», che significa: «Fanciulla, io ti dico, alzati». E subito la fanciulla si alzò e camminava. Aveva infatti 12 anni. Essi furono presi da grande stupore e raccomandò loro con insistenza che nessuno venisse a saperlo e disse di darle da mangiare. Nel Vangelo di Giovanni, al termine della sua stilazione di questo breve ma intensa pagina della vita di Gesù, dice: queste cose sono state scritte perché voi crediate, ma dice: ciò che ha fatto Gesù è talmente grande che ci vorrebbero tutti i libri della terra per scrivere tutto ciò che ha fatto Gesù nella sua vita. Abbiamo narrato dall'Evangelista Marco quest'oggi uno dei tanti miracoli di Gesù, il miracolo di questa figlioletta che morta Gesù risuscita. E noi siamo colpiti giustamente da questi grandi miracoli di Gesù, miracoli di risurrezione, miracoli di guarigione, miracoli straordinari, a tal punto che gli astanti, come abbiamo sentito al termine della pericope evangelica, rimasero stupiti, meravigliati. Ma ci chiediamo: ma se questi miracoli accadessero anche tra di noi, ci sarebbe lo stesso stupore e la stessa meraviglia? Mi rifaccio sempre a un episodio che conosciamo un po' tutti, che è stato visto, questo miracolo, da circa 50.000 persone. Siamo a Fatima il 13 ottobre del 1918, dove la Madonna aveva promesso che nell'ultima apparizione ai pastorelli di Fatima avrebbe fatto un grande miracolo. E così avvenne.
Persino i giornali comunisti di quell'epoca avevano scritto di questo grande miracolo che era accaduto a Fatima. Giornalisti, fotografi, testimonianze a non finire. 50, forse 60.000 persone avevano assistito a un sole che stava cadendo sulla terra, un sole che stava ballando, un sole che aveva asciugato in un secondo tutte le vesti delle persone, insomma un miracolo eclatante, impressionante. Ma che, pur in questa grande manifestazione, lasciò poca strada ad una conversione vera e propria di quelle 50-60.000 persone. Forse anche noi nel corso della nostra storia siamo stati testimoni di miracoli, di prodigi, e subito siamo rimasti impressionati, ma poi con il tempo queste cose vanno sempre via diradandosi, sempre meno, la dimenticanza prende il piede della nostra vita ed ecco che ci siamo già dimenticati di tutto. Ci sono invece dei miracoli che invece durano, quando il miracolo avviene all'interno del nostro cuore, della nostra vita, quando cambia qualcosa, quando qualcuno si converte veramente, profondamente della vita, quello è il miracolo che dura, è il miracolo di tante persone lontane da Dio e che da un momento all'altro della loro vita hanno compreso chi è Cristo, hanno compreso chi è Gesù, hanno compreso la potenza di Dio. È quello che molto spesso noi dovremmo chiedere. Noi chiediamo molto spesso grandi miracoli e facciamo bene, perché il Signore nella sua volontà può compiere ancora miracoli e li compie sempre. È che i miracoli di Gesù non fanno tanto rumore e non sono presi in grande considerazione dalla nostra società, nemmeno da noi stessi. Però c'è un miracolo ancora più grande, che è il miracolo del cambiamento del cuore. Quando la nostra vita, come ripete il profeta Ezechiele, viene tolto il cuore di pietra e viene ridonato il cuore di carne. Essere disposti a mettersi sotto i ferri del più grande chirurgo della storia, Gesù Cristo, capace di fare questo scambio di cuori, cambiare, prendere il nostro cuore di pietra, incapace di amare, incapace di essere affabile, incapace di essere veramente come dovrebbe essere, e ridonarci un cuore di carne, un cuore amabile, il cuore di Cristo. In questa ultima settimana di giugno abbiamo celebrato tre grandi figure: la figura di San Giovanni Battista, la figura di San Pietro e la figura di San Paolo. Tre figure che nella loro vita sono stati trasformati dall'amore di Cristo. Pensate a San Pietro, quest'uomo così forte, rude, che a un certo punto della sua vita lascia tutto per seguire Cristo e anche lo tradisce persino, però Gesù guarda il suo cuore. Il tradimento di Pietro è uno dei momenti più difficili di tutta la storia di questo grande santo. Pietro, il vicario di Cristo, colui che dovrà essere, colui che porta avanti colui che è il Cristo in terra, il dolce Cristo in terra, lo chiamava Santa Caterina da Siena, eppure anche lui l'ha tradito. Mi ami tu più di costoro? Ma il Signore guarda il cuore, e anche a Pietro ci fu questo rinnovamento totale del cuore, un cambiamento tale che arrivò sino a donare la vita per Cristo. Pensate a San Paolo, questo uomo fariseo che era ineccepibile sotto il profilo della legge, non si poteva dire niente, eppure a un certo punto incontra Gesù, cambia il suo cuore
e diventa l'apostolo delle genti. Queste figure, fratelli e sorelle, si dovrebbero, o almeno spero, a volte meditandole mi dico, forse c'è speranza anche per me di conversione, come c'è speranza per tutti, c'è speranza veramente, c'è speranza perché il Signore vuole che tutti arriviamo a questo grande miracolo, che è il miracolo della nostra conversione, del nostro cambiamento. Davanti a questo la nostra preghiera dovrebbe essere continua. Signore, voglio cambiare. Signore, voglio che il mio cuore si converta, vuole che la mia vita sia nuova. A volte questa difficoltà persino a dirlo, perché pensiamo che quello che facciamo noi sia la cosa più giusta di questo mondo, che la nostra vita sia trascorsa fino ad oggi nella maniera migliore di questo mondo. Forse non è così, forse non è così. Forse non è che i nostri trascorsi sono così gloriosi, così eroici, ma abbiamo ancora spazio, abbiamo ancora tempo, abbiamo ancora la possibilità di chiedere al Signore il vero miracolo della nostra conversione. Ed è un cambiamento semplicissimo. Quando Gesù, abbiamo sentito nel Vangelo, guarisce questa bambina, la fa risorgere, o meglio, viene riportata in vita, la cosa bella di Gesù, dite, non dite niente, ecco, vi raccomando una cosa, datele da mangiare. Ma pensate la finezza di Cristo, nella semplicità, non pensa chissà quali cose, ma semplicemente dategli da mangiare. Cioè, ritornate alla normalità di prima, perché la santità e la conversione non cambia chissà che cosa, ma cambia il cuore. Invece noi pretendiamo che la conversione cambi chissà quali circostanze, chissà quali cose, ma no. Le situazioni sono sempre le stesse. C'è sempre questa, ma c'è questa scoperta. Io ricordo una delle primissime volte che andai sul Monte Baldo, ero giovanissimo, fare le creste, allora avevo fiato, fare tutte le creste, da cima fino in fondo. E in un angolino nascosto a nord c'era un cespuglio enorme, grandissimo, di stelle alpine, ma belle, grandi, enormi. E rimasi meravigliato davanti a queste stelle alpine e cominciai a dire, ma guarda, così nascoste, nessuno le vede. Poi, col passare del tempo, ci meditai sopra queste cose. E invece non era vero che nessuno le aveva viste. Io le avevo viste. È la normalità. Quelle stelle alpine ci sono lì, solo per coloro che si mettono sul Monte Baldo a fare queste cose qui, forse riescono a vederle, ma chi rimane in pianura certamente non le vede, ma ci sono, c'è, è la realtà di che cosa abbiamo davanti, è la scoperta di una realtà che è diversa, perché ci è cambiato il cuore, non è cambiato quello che abbiamo davanti, ma è il cuore che ha cambiato la nostra vita, per guardare quelle cose, per vedere la novità, la bellezza che c'è anche nella semplicità della natura e del creato che il Signore ci pone dinanzi. Forse è di questo tocco di Gesù che dovremo chiedere, che il Signore possa toccarci, avere il coraggio di dire, Signore, tocca il mio cuore, lasciamoci toccare da Cristo. E allora cambierà la nostra vita, cambierà il nostro cuore, e cambiando il cuore cambierà tutto della nostra esistenza. Solo in questo modo non cambierà forse nulla attorno a noi, ci saranno ancora le nostre miserie, ci sarà ancora tutta la difficoltà che possiamo incontrare nella nostra vita, ma il nostro cuore sarà completamente e totalmente rinnovato, totalmente nuovo. Questo cuore che batterà all'unisono
con il cuore di Cristo. Ci ha lodato Gesù Cristo.